andiamo con l'autobus perché ho non voglio di camminare. Ah no, forse non dovevo essere col. Ah, e abbiamo parlato durante tutto il tragitto verso il liceo. E com'è andata con Evan? Racconto a Lisandro come è andata la discussione con Evan e quello che mi ha raccontato. È stato molto gentile da parte tua raccontarti queste cose. Ma sfortunatamente non ti aiuta più di tanto riguardo Kenty. È vero, ma almeno adesso capisco meglio perché la loro amicizia è così importante per lui. Forse già qualcosa per cercare di capire meglio. E forse dopo aver parlato con Evan sarebbe meglio se facessi un passo indietro. Sì, è quello che vorrei fare tanto. Dopotutto ci aspetta una settimana importante. Abbiamo continuato a camminare. Se in realtà potrei rigiocarci subito dopo per l'illustrazione. Ci arrivo fino a questo punto. Però, boh, aspetto di vedere l'illustrazione per vedere qual è il vestito giusto da mettere. Sono tutti davanti al cancello e si guardano con aria preoccupata. Accipigna. Ho come l'impressione di non ricordarmi più niente. Neanche io. Non vi dovete preoccupare, andrete fortissimo. Io ho un po' paura dell'esame orale. Respira, bevi un po' d'acqua e vedrai, andrà tutto bene. Tanto i loro esami sono solo una formalità. Non penserete mica che vogliono tenerci qui un anno in più. Appunto, allora per favore smettete di lamentarvi sempre e per tutto. Una formalità, questo è quello che dici tu, Castiel. Bisogna comunque prendere gli esami sul serio per avere la libertà di poter fare quello che vogliamo dopo il liceo. Prenderli sul serio, sì, ma drammatizzare assolutamente no. Fai come vuoi, gli esami sono come un grande gioco di ruolo e lo scopo è fare più kill possibili. Almeno vuoi smettere di fare per fuori paragonare tutto il mondo dei giochi, per favore? La cosa che mi dà più fastidio è che mi sono dimenticata di mettere il mio. Alexi! Davvero? E non gli dare corda tu? Questo è un dettaglio segreto. Meglio così, anche perché credo che non interessi a nessuno. Invece a me interessa, visto che non ho tante idee per gli articoli moda al momento. E mentre noi parlavamo tutti, Kentin restava in un angolo con l'aria di uno che non ha voglia di essere lì dov'è. Quando le porte sono aperte abbiamo cominciato tutti ad agitarci. Ah, ma devo fare ora gli esami, figo. Figo. La preside. Shardmaski sta per parlare al microfono. Buongiorno a tutti, come sapete questa settimana gli allievi dell'ultimo anno passano gli esami di fine anno. Vi auguriamo il meglio per i maturandi, sapete, ma io l'ho già fatta la maturità perché devo rifarlo. Sappiate che potrete avere i risultati dei vostri esami dopo che i professori saranno riuniti. Che angoscia! Adesso è l'ora dell'esame di storia. Ragazzi, ma stiamo scherzando. Ho sbagliato pure aula. E quando siamo entrati in classe ci siamo ritrovati a due banchi lontani. Siamo per cominciare, vi prego di andarvi a stereo, spero che non sia tempo. La prova dura 4 ore e vi ricordo che non avete diritto ad avere dei libri sul banco. Oh, che peccato, pensavo di pensare che speravo di poter tenere i miei foglietti per copiare appoggiati sul banco. Che genio che sei. A volte mi dico che i professori ci prendono davvero per bambini. Bene, e ora potete girare i vostri fogli. Giro il foglio immediatamente. Il tema è sull'indipendenza dell'India. Oh no, non penso proprio di essere preparata sull'argomento. Ho guardato Melody. Mi sembra molto sorpresa di essere sbagliata sull'argomento. Faccio un respiro profondo. Devo cercare di salvare il possibile. Cominciamo. Cioè, devo farlo però io l'esame. Google! Ah no, no, ok. Dopo 3 ore avevo male alla mano per quanto avevo scritto. Ho passato almeno mezz'ora a rileggere il tema con attenzione. Ho fatto quello che ho potuto. Voglio parlare con gli altri per sapere com'è andata per la loro. Io non parlo mai dopo che ho fatto un esame. Cioè, proprio non voglio sapere niente. Ma lei ovviamente no, lei deve parlare. Ecco Priya. Ciao Priya, allora com'è andata la prova di storia per te? Devo dire che stavolta sono stata fortunata e non potevo capire meglio. Il tema sembra fatto per me, immagino. Immagino tu sappia tutto sull'indipendenza dell'India. Sì, è stato il mio capitolo preferito di tutto il programma. Dopotutto fa parte della mia storia personale. La resistenza pacifica, Gandhi, i miei genitori mi hanno parlato molto di questo periodo. Sono sicura che avrai un voto fantastico. Lo spero tanto. Adesso ti lascio, vado a ripassare un po' le altre materie. Ok, invece continuo a fare il mio giro.
by the way, mai più fidarsi dei vestiti che sono indossati nel... infatti era l'alt... no, non riesco a capire che maglietta ho. Comunque no, forse l'outfit è giusto, però ho sbagliato la risposta. Perché ho trovato un'illustrazione con Castiel, tipo al braccio intorno al collo, non si tengono per mano. Quindi me sto facendo tutto tranne trovare persone. Aiuto, 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 aiuto. Beh, io ci ho sperato che spogliatoio trovassi qualcuno. Ancora gente devo trovare? Parlo un po' con gli altri, ma non c'è nessuno. Che devo fare? Ma le invento le persone. Oh, ho sbagliato tutto, tutto, non me ne frega niente. Ero talmente sicura che sarebbe uscita l'Indocina che ho ripassato appena tutto il resto. Non ce la farò ad entrare all'università prestigiosa che vorrei. Ma Melody, non dire così, sono sicura che non è andata così male. E poi al massimo è solo la prima prova. Ma contro tutte le prove. Oh, sono sicura che dovrò ripetere l'anno. Amen. Come i genitori, Iris ha dato una pacca di incoraggiamento a Melody. Credo proprio che non sia il caso di disturbarla. Ah, meno male, è una buona notizia. C'è effettivamente qualcuno a cui sia simpatico a Melody? Nel fandom in generale. Ah, com'è andata? Penso di aver evitato il peggio. Tu? È andata. Adesso non ci resta che bere il seguito. Me li pappo in un sol boccone questi esami, vedrai. Il mio unico obiettivo è andarmene al liceo e incontrare tanti bei ragazzi all'università. Tu no? Io sorrido divertita. In questo momento mi importa di un solo ragazzo. Questo è perché non hai ancora visto tutto quello che ti aspetta all'università. Non ti aspetto un cazzo. Mi sono immaginata Alex all'università. Sono sicura che si troverà benissimo. Chissà quale facoltà fa per me. Quella dei cazzi suoi. Fai? Mamma mia, giurisprudenza diventa avvocato. Mamma mia. Mi rendo conto che non ho ancora riflettuto su cosa fare l'anno prossimo. Ho una sensazione davvero spiacevole, come se fossi completamente persa. Non so se il gioco finisce dopo. Oh mio Dio, se fosse tipo l'ultimo episodio. Ho bisogno di prendere un po' d'aria. Vado a fare un giro fuori e dopo, Alex. E perché poi vanno all'università? Cioè, perché è dolce flirt, perché è il dolce amoris. Poi non ci sarà più nessun dolce flirt per me. Arrivata davanti a scuola, il calore del sole di mezzogiorno mi fa girare la testa. Mi sono seduta su una panchina. Com'è possibile che sono ad immaginare Alex all'università e mi faccia venire i sudori freddi? Cerco di calmarmi perché il cuore mi batte forte. Comincio ad avere dei piccoli tremoli nervosi. Madonna, va tutto bene? No. Sei molto pallida, credo di avere una crisi di panico. Vieni qui, risente seduto al mio fianco e mi ha tirato verso di lui. Carino. Mi passa il braccio interno alla vita e mi stringe. Mi stringo a lui. Credo che alla fine dell'anno mi renda ansiosa. Non ho nessun progetto ancora, non so che cosa farò. Mi rendo conto che prenderemo tutti strade diverse. No, che cosa brutta. Capisco che tu sia preoccupata, ma cerchi di non farti prendere dalle emozioni. Per combattere l'ansia dovresti cercare di vedere le cose in modo razionale. È ancora parecchio tempo per farti questo tipo di domande. No, è troppo tardi. E sono sicura che quando le cose saranno più chiare per te, forse potrai cominciare una nuova vita. Hai ragione, devi imparare a relativizzare. Espira profondamente, ti aiuterà a calmarti. Faccio un bel respiro e gonfio lo stomaco. Cerco di respirare con calma per rallentare il ritmo cardiaco. Dopo qualche minuto non avevo più la sensazione che il mio cuore stesse per scoppiare. Credo di sentirmi molto meglio. Solo perché ci sei tu accanto a me. Grazie, Liz. Ma scherzi, mi fa piacere prendermi cura di te.
E se mai ti dovessi sentire ancora poco bene, dimmelo subito, non bisogna restare soli in questi momenti. Lisandro sa sempre come confortarmi. Devo lasciare un po' di cose nell'armadietto. Grazie di esserci stato. Entro a scuola. Metto a posto i libri e ne prendo altri. Ma se i libri non li puoi usare? Sono immersa nei miei pensieri, non riesco a smettere di pensare all'esame di storia. E non ho ancora finito con le preoccupazioni. Per il resto della settimana abbiamo continuato con le altre prove. E ognuno ha avuto delle sue belle sorprese. Mi sembra ancora più tesa del solito. Non pensavo fosse possibile vederla ancora più nervosa di così. La prova sta per cominciare. Al momento del via avrete 2 ore di tempo. Top. Top, top. Ho tentato di concentrarmi al massimo sul titolo. Il sistema è nervoso, ma dai, ma è un tema più azzeccato. Con i nervi a fior di pelle che in questo periodo ne dovrei sapere più di tanti altri sull'argomento. E parlando di nervosismo, ho guardato rapidamente Melody che era seduta al mio banco vicino. Stava grattando con frenesia e riempiva linee su linee. Sono sicura che ci farà ancora credere che ha sbagliato tutto quando invece conosci capitoli e memoria. Adesso devo concentrarmi. Comincio a scrivere. Dopo, 2 ore dopo, quando ho dato il compito a Delani, non sapevo bene come sarebbe andata. Vedremo. Non mi dire che devi andare a parlare con altri che ti secco un pugno. Melody, ti pregherei di posare la penna. La prova è terminata. Scusi, professoressa, volevo solo finire la conclusione. Ho deglutito a fatica vedendo l'espressione soddisfatta di Melody. In ogni modo è troppo tardi adesso, quel che è fatto. I giochi sono fatti, come si dice. E mo? Devo andare a fare altri esami direttamente. Fantastico, dovevo andare a impiccarmi. Sì, vado a cercare le risposte. Boh. Ah, c'è l'esame che è di educazione fisica. Ho arrivato allo spogliatoio e ho cominciato a cambiarmi e mi sono trovata Ambra lì che si cambiavano. Che cavolo, stamattina non ho sentito la sveglia e ho dovuto correre come una pazza per non essere in ritardo. Qui non ho neanche avuto il tempo di mangiare. Come faccio a passare la prova di sport a stomaco vuoto? Scusa Antolino, ma non mi porto dietro il frigorifero. Non è che per caso hai un po' di moneta da prestarmi? Vado a prendermi qualcosa al distributore. Non vorrei mica gonfiarti di caramelle prima di fare sport, tanto mica ti riempirebbe lo stomaco. Ma dico che forse lo zucchero potrebbe darmi un po' di energia, no? Forse, ma purtroppo non ho soldi spicci da prestarti. Altrimenti te l'avrei dati, ci credo. Anche se penso sia meglio non mangiare niente piuttosto che mangiare certe schifezze. Se lo dici tu, che cos'hai da guardare tu? Lì mi ha lanciato un'occhiata nera. Se avevo soldi non. Ora non te li avrei più dati. Forse potrei aiutare lì. No. No. Non mi interessa. Anche pur di perdere l'illustrazione non mi interessa. Cioè, boh, non mi interessa. Buongiorno a tutti. Spero abbiate tutti dormito abbastanza stanotte perché la prova richiede un certo sforzo. Sforzo. Cominciamo dalla prova dei 3x500 metri. Lavorerete in coppia, così il vostro compagno potrà scrivere i tempi realizzati. Minchia, ora mi va con lì. Ok. Io con chi sono in squadra? Ah, ok, Armin. Mi sono appena vista lì davanti. Ma perché ci vanno a correre intorno come dei cricetti? Non è stupido come prova, in effetti. Povero Armin, anche lui non ha tutta questa voglia di passare la prova. Almeno sei tu a correre per prima. Geniale. Se siete tutti pronti, i primi a cominciare possono mettersi in posizione. Ricordatevi che lo scopo della prova è quello di vedere se siete capaci di correre rispettando i pronostici fatti. Non è solo una cosa, ma soprattutto vedere se conoscete le vostre competenze. Mi sono seduta all'arrivo. Armin si è messo vicino alla pista con il cronometro in mano. 3, 2, 1, via, mi sono lanciata. Ho cominciato a correre tentando di trovare il ritmo. Sono sicura che posso farcela, ho intenzione di fare del mio meglio per questa prova. Solo che, ecco, come temevo, dopo qualche secondo ero completamente senza fiato. Ancora 4 giri, sembra interminabile. Ancora 3 giri.
due giri, le guance stanno andando a fuoco. Ancora un giro, non so se ce la farò. Ho finito. Ho fatto 3 volte 500 metri in un tempo più che accettabile, credo. Tra un percorso e l'altro sono venuta a recuperare vicino al mio partner. A lui sembra amare particolarmente il cronometro. Questa cosa ha più tasti della mia console. Ho sorriso sperando che non si dimentichi di notare il tempo come si deve. Mentirei se dicessi di aver finito la prova in forma e con le mani in tasca. Almeno ce l'ho fatta. Il cuore mi batte a mille, ma ce l'ho fatta. Mi sistemo sul lato della pista per cronometrare la corsa di Armin. Non ho mai capito perché dobbiamo fare sport al liceo. Mente sana in corpo sano. In corpo sano. Non ti dice niente la frase, dai, sono sicuro che puoi farcela. Il secondo gruppo è pronto. 3, 2, 1, via. Tutto è stato bene fino alla seconda prova del non ho letto, scusate. E dall'altro lato della pista ho visto lì che cominciavo a perdere tempo. Qualcosa. C'è qualcosa che mi blocca. Dai. E poi è caduta brutalmente. Un po' mi dispiace in questo momento. Oh no. Anche gli altri alunni l'hanno vista cadere e si sono avvicinati. Professore, lì non si sente bene. Boris si precipita per aiutare lì ad alzarsi. Lì, che ti succede? Non ho avuto il tempo di mangiare stamattina. Allora devi essere in ipoglicemia. Vieni, ti porto in infermeria. Mi dispiace gli altri, ma dovrete ricominciare. Benissimo, sì, è diventata una 4x500 adesso. Mi fido di voi per cronometrare i vostri compagni mentre vai in infermeria. Mi sento in colpa. Se avessi prestato un po' di moneta lì, avrei mangiato almeno una cosa e forse non sarebbe sentita male. Che cosa vuoi? Ma lei mi tratta male, scusa. Se non mi avessi risposto in quel modo, io l'avrei prestata la moneta. Resta in silenzio fino alla fine della prova, provo una certa vergogna. Sono uscita dal liceo, ups. Ma che vuoi? Ma che vergogna, scusa, ti tratta sempre male. Il karma. Non mi ricordo più, forse prova d'arte ora. Cioè solo quelle, le aule. No. Ah, madò, che disagio. Ho sentito qualcuno passare dietro di me all'uscita della palestra. Ma guardala, adesso non fa tanto la spaccona. Chi, scusa? Lì, e chi se no? Forse se l'è cercata. Mi sento un po' in colpa. Diciamo che forse è un po' colpa mia se si è sentita male. Perché dici questo? Prima di rispondere a te avrei potuto prestarle i soldi per comprarsi qualcosa da mangiare. Avevo sentito che diceva di non aver avuto il tempo di fare colazione. Ma alla fine non le ho prestate i soldi all'amico. Che forse è per colpa mia. È per questo che si è sentita male. Non devi sentirti in colpa. Se fossi stata meno arrogante, esatto, ti avrebbe chiesto lei stesso aiuto. Stessa un aiutino. Devo scappare adesso. Ci vediamo dopo l'esame di arte. Dopo all'esame di arte. Posso andare all'esame di arte? Yeah. E al suono della campanella mi sentivo completamente a pezzi. Torno a casa e sento le gambe. Ah, non lo facciamo l'esame di arte. Ah, no, ok. Il giorno dopo l'esame di sport fu la volta delle esami di arte applicate. Non so davvero cosa aspettarmi. Devo andare adesso. Stavo andando, cioè io dormo in questa scuola. Venite ragazzi, accomodatevi. Adesso potrete finalmente dimostrare che non ho parlato a Bambera negli ultimi mesi. Momento di imbarazzo generale. Siamo tutti ancora addormentati per capire le battute di Pirrick. Sto scherzando ovviamente, ho piena fiducia di voi e le vostre capacità. Siete tutti pronti? Pirrick guarda tutta la classe. Avete tutti l'aria stanca. Passare giorni e giorni a fare gli esami non è umano, non fa bene a nessuno. Non siamo mica delle macchine. Guarda Ambra, ed è vero che ha l'aria molto stanca. Ha il viso scavato e le occhiaie. Ma forse ho lo stesso viso anch'io. Non mi piace dare ragione ad Ambra, ma è vero che comincio ad essere stancante a questo ritmo. Ambra, cerchi di stare tranquilla, non manca molto alla fine. Non vedo la via di uscita. E so benissimo che non siete delle macchine. Se non vi dispiace adesso cominciamo, tanto non credo che abbiamo altra scelta. Pierico distribuisce le copie. Oh, che bello. Avete 2 ore, in bocca al lupo. Il titolo è Legami tra pitture e fotografie del XX secolo.
Ho cercato di fare del mio meglio usando tutto il tempo a disposizione. Mi piace molto, molto il modo di insegnare di Pierrick. Mi piacerebbe fargli vedere che sono migliorata, visto l'esame di merda che ho fatto la prima volta. Interessante il titolo, ma non so se sono riuscita a dare il massimo. Spero di essere stata convincente in quello che ho scritto. Vado a fare un giro per sganchirmi le gambe. Scusami, dice a me, questa persona qui. Non ci credo, non ha nient'altro da dire. Vorrei semplicemente passare. Ah, se non ti dispiace. Mi sono guardata intorno e effettivamente stavo bloccando il passaggio. Un po' incredula mi sono spostata. Grazie. Kenty mi è passato davanti senza dire una parola e è sceso le scale. Bene, molto bene. Se Kenty vuole vincere il premio per il più senza cuore dell'anno, è già in pole position. Questo gesto non mi è piaciuto per niente. Ho deciso, stavolta, non mi lascio influenzare. Non voglio che Kenty mi deconcentri. Emmo, devo fare un giro, no? Va bene, 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 bene. Oh, sono sicura che avrò un ottimo voto per la prova di sport, davvero? Sono abbastanza sicuro di me. Stavolta non avevo dimenticato di mettere. Alexi, come ho fatto a non pensarci? Me lo presti per i prossimi esami? Sai che ti voglio bene, ma gli slip sono miei. Alex è sparito. Io non ho una valla di energia. È fantastico questo ragazzo. A proposito di ragazzi, dov'è il mio? Finalmente un po' d'aria. Mi sono seduto su una panchina per riflettere. Ma poi ho sentito che qualcuno mi chiamava. Non hai più amici? Che cazzo vuoi? Il tuo ragazzo non ne può più di te. No, caro, va tutto bene tra me e Lisandro, grazie. Questo è quello che dici tu. Adesso vado, ciao stupidotta. Non la sopporto più. Finirò per abituarmi al fatto che non tutti possano accettare la mia relazione con Lisandro. Adesso vado a posare le mie cose nell'armadietto. Cerco di dimenticare la conversazione che ho appena... Ehi, mamma mia, che conversazione che hai avuto, proprio scioccante. Mi resta ancora qualche prova e poi avrò finito con gli esami. Non sono tanto sicura di me per i primi esami. Ho il sentimento di avere delle lacune e non hanno giocato a mio favore questa settimana. Mamma mia, come cazzo è scritto, non ho capito niente. Penso di dover fare qualche sforzo in più. Adesso vado in biblioteca per ripassare le materie che mi restano. Ho ancora un po' di tempo prima che il liceo chiuda. Mi sono messa in un angolo della biblioteca per non essere disturbata. Mi sono messa a ripassare cercando di restare concentrata. Non penso di poter lavorare così efficacemente anche da sola. E immersa nel ripasso non ho fatto caso a che ora fosse. Alzo la testa e mi rendo conto che si è fatta già notte. Oh no, ma che ora è? Mi hanno chiuso dentro. Com'è possibile che il guardiano non sia venuto a dirmi di uscire? Ho preso il telefono ma non ho più batteria. Oh, non so neanche che ora sia. Mi alzo e prendo le mie cose. Devo tornare a casa, altrimenti i miei genitori si preoccuperanno. E se mi hanno chiuso dentro? Che ansia. Ci aspetta? Ah, corridoio due notte. Avevo letto corridoio alle due di notte. I cancelli sono chiusi. Guarda il muro, ma è davvero troppo alto per... Oh no, per scavalcarlo. Ma com'è possibile che sia così alto? Sono rimasta chiusa al liceo. Non è possibile trovare un modo per uscire da qui. Che inferno. Ma no, fantastico. Sono andata nel sottoscala sperando di trovare qualcosa che potesse aiutarmi a uscire. Uno sgabello per saltare il muro, una tenaglia per tagliare i lucchetti, qualsiasi cosa. All'improvviso ho sentito un rumore che mi ha fatto fare un balzo. La porta. Mi sono buttata sulla porta. Oddio. Si è chiusa dentro. E poi mi sono ricordata qualcosa. La recita, i provini. Mi sono messa ad urlare. Oddio. Ho lasciato perdere e sono andata a sedermi nell'oscurità. I miei genitori si chiederanno che fine ha fatto. A un certo punto ho sentito dei passi.
Secondo me c'è Cantil. Chi è? Aiutatemi, sono chiusa dentro. Ho sentito qualcosa toccare la serratura alla porta. Ho cominciato a temere che fosse dei ladri o anche peggio, quando poi... Oh, lo sapevo che era lui! Cantil, sei tu? Sono io, vengo ad aprirti, puoi salire. Ho cominciato a salire le scale per uscire dallo scantinato. Oh. Cosa? Come si permettono? Kenti, non l'ascoltare, apri per favore. Ma sono già lontano. Ma... Mi hanno chiuso... Oh, oddio! Che ansia! Qualcuno mi ha scosso e ho aperto gli occhi, ero ancora in biblioteca. Ma che cosa? Stavi dormendo, sono venuta a svegliarti. Kenti, che cosa ci fai qui? Potevi farti la stessa domanda. Io ero qui che ripassavo e poi... Non so, devo essermi addormentata. Confermo, stai dormendo come un bebè. Ho fatto un incubo. Credo sarebbe meglio se tu tornassi a casa per dormire. Lì c'è chiuso, ma tu come mai sei ancora qui? Ora di punizione. Nella preside mi ha affidato il compito di listare i libri di biologia in ordine alfabetico. Ci sto lavorando da diversi giorni. Solo che stasera il guardiano mi ha dimenticato. È andato via senza controllare se fossi ancora qui. Ne sono appena reso conto. E siccome anche tu eri nascosto in un angolo, ho dovuto dimenticare anche te. Come facciamo ad uscire? Scavalchiamo il muro. Lo sapevo! Lo sapevo! Il karma gira quel muro alla scuola militare. Da questa parte, Kentin si inginocchia vicino al muro del giardino. Devi farmi la scaletta per passare all'altro lato del muro. Affermativo. Ma tu come farai? Non ti preoccupare, alla fine non è tanto alto, un ballino. Allora sali o no? Kentin è davvero gentile quando vuole, non capisco. Adesso ti comporta così dopo giorni e giorni di silenzio. Ho messo un piede sulla scaletta che Kenti fa con le sue mani. Mi appoggio sulla sua spalla per non perdere l'equilibrio. Sei pronto? Sì. Mi raccomando, sappi che non è il momento di mettersi a fare delle capriole. Sono pronta, ti ho detto. Ok, 1, 2 e 3. Kenti mi spinge con molta forza. Io lo slancio sulle sue mani. In qualche secondo mi sono ritrovata seduta a cavalcioni sul muro. Pensi di farci saltare dall'altro lato? Ce la posso fare. Bene, salta allora, io ti raggiungo. Lo osservo in silenzio per qualche secondo. Salta, ti ho detto, faccio un salto e atterro sull'erba senza troppi problemi. Kenti guarda dietro di me dopo dove l'avevo lasciato. A quel punto sento qualcuno correre dall'altro lato del muro. Ma che sta combinando? Kenti stava prendendo la rincorsa. Kenti appare in alto del muro, sollevandosi con la forza delle sue braccia, e si è ritrovato al mio fianco. Wow, ma il cancello è aperto qua. Ho ripensato a quello che mi ha raccontato Evan nel percorso ostacoli. Credo proprio che Kentin abbia imparato la lezione. Andiamo allora, ti accompagno. Carino. Cammino vicino a Kentin ma senza dire una parola. Dopo tutto quello che... Dopo tutto quello che mi ha rinfacciato, non credo di avere altro da dirgli. Alla fine si è deciso a rompere il ghiaccio. Sai, dimmi. Non riuscito a finire la frase. Kentin, sei tu? Ah, ma è Halloween! Ecco l'episodio speciale di Halloween! Bel vestito da persona pestata a sangue. Evan ci è quasi venuto a sbattere e aveva un'aria strana. Evan, ma che ti è successo? Ah, questo non è niente. Dovresti vedere la faccia dell'altro ragazzo. Sei sicuro che vada tutto bene? Sì, perché me lo chiedi? Ma santa pazienza, sei tutto ammaccato. Fa quasi impressione, in effetti. Invece sono sicuro che mi trovi comunque... No. Non fate quelle facce, guardate che sto benissimo. Attenzione, cade! Evan è caduto proprio ai nostri piedi.
Evan, che si è precipitato ad aiutarlo ad alzarsi. Vado ad aiutarlo. Ma cavolo, è pesante. Grazie. Evan, mi senti? Sì, ma mi gira la testa. Poraccio, mi dispo un po'. Sei quasi KO. Chiamo l'ambulanza, non puoi restare in questo stato. Kenti, tira fuori il telefono e chiama i soccorsi. Pronto, salve. Chiamo perché un mio amico non sta bene, credo abbia fatto a botte con qualcuno. Ho dettagli, dei lividi, ferita alla testa. Non lo so. Ok, va bene, vi aspettiamo. Kenti, attacca e mi guarda. I soccorsi stanno arrivando, bisogna visitarlo per verificare che non abbia una commozione cerebrale. Ok, allora resto con voi. Vi state preoccupando per una cosa da niente. Alla fine, anche se Evan fa il forte, secondo me non sta affatto bene. Ma che ti è successo? Niente, ho fatto delle battute a dei ragazzi che non hanno preso male. Ah, ecco, mi sembra che qualcosa fosse andato storto. E quando sono arrivati i soccorsi, Kentil mi ha guardato con aria desolata. Ti ringrazio di essere rimasta con me e mi dispiace che tu abbia dovuto assistere a una cosa del genere. C'è un sacco di confusione intorno a noi, ma non posso smettere di guardare Kentil. Che cosa stavi per dirmi prima che arrivasse Evan? Io, ma l'infermiera ti ha interrotto dicendo scusa, ma adesso dobbiamo proprio andare. Kenti sale con Evan e mi guarda. L'infermiera chiude le porte all'ambulanza che parte con le sirene in azione. Adesso è proprio ora di andare a casa. Wow. Eccoti, non riuscivo a rintracciarti. Yay. Mi dispero studiare per una volta. Ci stavamo preoccupando. Che cosa è successo? Forse non mi crederete, ma ero in biblioteca. Sto finendo di passare e mi sono ritrovata chiusa dentro al liceo. Ma com'è possibile? Il guardiano si è dimenticato di me. Ero seduta in un punto non molto visibile. E poi mi sono addormentata. Quindi un ripasso davvero efficace. E potevi chiamarci? No, perché non avevo più batteria. Mi dispiace avervi fatto preoccupare. Non fa niente, può succedere, cerca di fare più attenzione la prossima volta e avere sempre la batteria sufficiente. Hai rischiato di dormire a scuola, ti rendi conto? E come hai fatto uscire? Ho scavalcato il muro. Filippo, hai sentito cosa ha fatto nostra figlia? È pronta per diventare militare. Per favore, no, ho sentito parlare abbastanza di militare ultimamente. Non sapevo che fossi così bravo a fare la scalata. Questa storia è assurda, se fosse una bugia spero tanto che avresti. Se fosse una bugia spero tanto che avresti trovato una. Oh, scusa più plausibile, vabbè. Per fortuna che mia madre interviene. E gli esami come sono andati? Ecco. Credo che andrà bene alla fine. Pensi che avrei una buona media? Sì, penso. Non sono sicura di aver fatto le prove eccezionali, ma neanche un disastro totale. Almeno questo ti aiuterà ad essere più serena per le prove che devi ancora fare. Cerca di impegnarti di più, è importante. Ascolta tuo padre, lui quando studiava si impegnava moltissimo. Grazie cara, vedo proprio che dai il buon esempio. Mamma, papà sono stanche, però guardate che ho avuto davvero paura di restare chiusa a scuola. Credo che andrò a dormire. Bene, buonanotte cara. E non si mangia, io ho fame. Mi sono buttata sul letto e ho dovuto fare uno sforzo sovrumano per rialzarmi e mettere il telefono a caricare. E quando l'ho acceso ho visto che Lisanna mi aveva mandato un messaggio. Sono davanti a scuola. Oh no. Piccolo. Purtroppo l'ha mandato quando ero ancora a scuola ma senza batteria. Piccolo. Gli scrivo rapidamente una risposta. Gli racconto brevemente che Candy mi ha trovato addormentata e che mi ha aiutato a scavalcare il muro. Mi ha risposto poco dopo. Se avessi potuto scegliere avrei preferito esserci io al posto di Candy, ma sono contento che tu sia a casa sana e salva. Ho sorriso e dopo essermi messa in pigiama mi sono addormentata. Non ho detto a Lisandro l'incidente di Evan. Non mi va di pensarci adesso perché mi fa andare davvero fuori di testa. Ma se ripenso a Kenty e Evan che salgono sull'ambulanza mi vengono i brividi. Poi mi sono addormentata, ero stravolta. Non ho sentito la sveglia, cipigna. Oh no, non posso arrivare tardi all'esame. Mi sono vestita in pochi secondi. Sto morendo io. Esco come un fulmine dalla mia camera. Esco di fretta dalla mia stanza. Ma sei già in piedi? Ma non hai visto che era. Perché non mi hai svegliata? Papà è seduto sulla poltrona a leggere tranquillo il suo giornale. Ad un tratto si è messo a ridere. Quindi, se ho capito bene, cerchi di dormire al liceo e vuoi andare a scuola di domenica. Ma che ti succede, figlia mia? Lo guardo e mi sento un po' persa. Oggi è domenica. In effetti.
Ah, ok. Lascio cadere le mie cose vicino a mio padre e mi siedo. Visto che ormai ti sei alzato e sei vestita, perché non vai a fare una passeggiata? Così puoi comprare dei cornetti e quando ti deciderai di smettere di russare, potremo fare colazione insieme. Ah, tua madre sarà. Da una parte vorrei tanto tornarmene a dormire. Hai ragione, buona idea. Anche se prima di uscire sarebbe bene che ti cambiassi. Come sono vestita? Vabbè, se sono vestita come sono vestita là è fantastico. Mi sono guardata in effetti infilata delle cose a caso, oltre che le scarpe diverse di colore. Hai ragione. Vado a mettermi qualcos'altro e poi esco. Buon divertimento. Passati le sedie di Roma non l'ho trovata niente di accettabile. Bene, così è molto meglio. Almeno sono coordinata. Mi sono levata il viso e poi sono uscita. Come sono vestita? Voglio saperlo. Dove vado? Stavo camminando e il telefono ha squillato. Ho risposto. Pronto? Ah, immaginavo fosse cante. Immagino tutto ormai, tranne quelle lei sì, erano le risposte giuste per le illustrazioni. Juniper, sono io, Kent, spero di disturbarti. No, non mi disturbi. Ti chiamavo per sapere se fossi libera questo pomeriggio. Sì, lo sono, perché? Vorrei che venisse all'ospedale, così potremmo parlare di certe cose e al tempo stesso potresti vedere Evan, sempre se ti fa piacere. Capirei se mai mi dicessi no, ma sappi che se decidessi di venire mi farebbe davvero piacere. Chissà di cosa vuole parlare. Da parte mia non sono ancora pronta a perdonare come si è comportato negli ultimi tempi. Cerco di ignorare il sentimento di collera che mi invade ripensando al suo comportamento. Alla fine, ieri sera mi ha aiutato ad uscire dal liceo. Va bene, vengo. Grazie, allora ci vediamo dopo l'ospedale nel pomeriggio. Va benissimo, a dopo. Kent non ha riattaccato. Aveva una voce davvero strana. Speriamo solo che non ridiventi la sua versione cattiva. Sono troppo in contatto con Evan. Ho passato il resto della mattinata ad aver paura di questo incontro. Ho preparato un brunch e ho mangiato con i miei. Poi sono uscita per raggiungere Kentin. E devo andare all'autobus. All'autobus. Sono arrivata alla fermata e mi sono resa conto che c'era un po' da aspettare per il prossimo autobus. Aspetto, tanto non ho altra scelta. Quindi penso a come si è comportato Kentin ieri sera. La sua dolcezza e la sua gentilezza non avevano niente a che fare con l'incantin degli ultimi tempi. Forse il cantin che conosco è ancora lì, nonostante tutto. È strano comunque che cambi comportamento così in fretta. E poi quando Evan è apparso tutto insanguinato, non mi è sembrato che Kentin ci scherzasse su. È stato strano per lui vederlo così insanguinato. L'autobus arriva. Cerco la moneta nelle tasche. Pagare 10. Di solito 5 pagavo. Ma forse per arrivare fino all'ospedale di più brutto. L'ultima volta che sono venuta qui è stato per Lisandro. Troppi brutti ricordi, infatti. Oh no, ancora Gioia! Gioia, cara amica mia! Oh no, ancora lei, non è possibile. Misteriosamente si precipita verso l'ascensore. Se non c'è nessuno alla reception, non potranno dirmi niente se mi perdo per i corridoi. Ah, Juniper, sei qui, ciao. Seguito. Tutto bene, mi hanno fatto qualche esame e va tutto bene. A parte qualche livida e una costola inclinata. Immagino che faccia male. Insopportabile, ti ringrazio di preoccupartene. Ti va di andare al bar così Evan si riposa, certo. Seguo Kentin e usciamo dalla camera. Che bravo. Due cioccolati caldi, per favore. Ci farà bene qualcosa di caldo. Ci siamo sedute a un tavolino. E mi sono chiesta che cosa ci facessi seduta a quel tavolo. Se non fosse stato per questi due, non avrei rimesso piede in questo posto. Non ho capito nemmeno cosa ho letto prima, in realtà, che mi dai brividi, vabbè. E poi avrei potuto fare tante altre cose nella giornata, tipo vedere. Che brava che è! Vedere Alessandro, ad esempio. Non ho capito, Kenti vuole che passiamo il pomeriggio a guardarci negli occhi. Io non ho più niente da dirgli. Per fortuna si decide a parlare. Grazie di essere venuta. Invece penso che sia davvero gentile da parte tua. Di cosa volevi parlarmi? A proposito di Evan. Non avevi torto.
Non si comporta sempre in modo corretto e mi rendo conto che quando sono con lui non lo faccio neanch'io. Sono settimane che te lo dico. Mica è sceso di nuovo. Ops. Per favore, non farmi sentire ancora più male. So di averti deluso. Tutte le cose che mi avete detto non è che non mi interessino. Evna conta molto per me e mi ha fatto male vedervi mettere sotto accusa la nostra amicizia. Alla fine ho capito perché siete così amici. Evan mi ha spiegato. Evan mi ha detto che hai voluto vederlo per parlarci. Mi ha molto colpito che tu abbia voluto capire meglio la situazione, nonostante io ti avessi mandato a quel paese. Adesso sai tutto. Al mio arrivo alla scuola militare è stato anche peggio che al liceo. Era il piccolo Ken che tutti si divertivano a prendere in giro. La sua voce trema, ma che cosa? Ho vissuto delle cose difficili da raccontare. La sua voce si spezza e abbassa la testa. Kentin, gli metto una mano sul braccio. A vederlo piangere mi ha fatto stringere il cuore. Che cieno. Non sono state tanto le prese in giro, gli allenamenti molto difficili. Semplicemente non ero fatto per quel posto, me l'hanno fatto capire.
Ho apprezzato tanto che abbia voluto spiegarmi con calma. Non pensavo avessi vissuto cose del genere. Come Kentin tiene Evan. Quello che Kentin mi ha raccontato mi ha spezzato il cuore. Io ho potuto capire meglio la loro amicizia. Devono aver sofferto molto entrambi. Ho pensato alla nostra discussione tutta la sera. Sono pronta a perdonare Evan e Kentin per il loro comportamento. C'è solo un modo per saperlo. Ma gli altri esami? Ho sbagliato strada. Quando sono arrivata c'erano già Alex e Armin e non ero tanto contenti di essere lì. Ciao, anche tu qui. Ci ha chiamato Kenty dicendo che Evan ha avuto qualche problema e sta uscendo ora dall'ospedale. Sono al corrente. Prima di poter dire qualcosa, Armin ha cominciato a borbottare. Mi sono un po' stufata di passare i miei weekend a occuparmi dei problemi di Evan e Kentin. Voi no? Anch'io, per fortuna che Evan sta bene. Che cosa vi ha detto Kentin quando vi ha chiamati? Solo che Evan voleva parlarci. Oh, che bello. Vedere Armin in cattivo umore mi ha quasi disteso. Che cosa staranno combinando? Non voglio passare il pomeriggio ad aspettarli. Credo stiano arrivando. Oh, finalmente hanno cambiato lo sprite. Ciao, mi sembra un déjà vu con loro quattro. È bello, la prima volta. È tutto come è iniziato. Grazie di essere venuti. Avete visto? Sono sano e salvo. Quindi possiamo tornare a casa? Benissimo. Armin si è alzato, ma Kenty non l'ha preso per un braccio. Allora, Armin si risiede, anche se non sembra contento. Volevo solo testare un po' l'atmosfera. Ci hai fatto venire fin qui per raccontarci che una delle tue uscite notturne è finita male? Io ho ragione o no? Armin, farlo parlare. Io non sono fiero di quello che è successo l'altra sera. Mi rendo conto di aver esagerato. E mi sono reso conto che Juniper Kentin non ha avuto paura. Allora volevo scusarmi con tutti. Mi dispiace che abbiate dovuto vedermi in questo stato. Alex e Armin, vi chiedo scusa perché immagino che non sapevate che vostro fratello maggiore fosse così. Non proprio. Lo capisco perfettamente. Voglio cambiare e voglio provarlo per voi. E visto che siamo tutti, anche io vorrei scusarmi per il mio comportamento degli ultimi tempi. Ci ho messo tempo, ma ho capito che mi sono comportato come un imbecille. Come? Ma di che parli ancora di questa storia del Mondance? Tra l'altro, Evan, voglio scusarmi con te. Sei tornato nello stesso momento in cui hai ritrovato i tuoi fratelli e credo di non avervi lasciato il tempo che avrete meritato tra voi. Che avreste meritato. Ma tu lasciami finire. E forse sono stato un po' geloso che ritrovi i tuoi fratelli biologici, visto che ti considero un fratello e un modello. Grazie, mi dispiace di avervi rovinato questi momenti con Evan. Piccino. E poi Juniper, ti chiedo scusa. Ti sei comportata come una vera amica e hai cercato di aiutarmi, invece io ti ho solo respinta. Non è stato giusto da parte mia. Hai detto tutto quello che dovevi dire? No, ma aspetta, Kenty, non pensi di esagerare. Secondo, qui lo sanno tutti che volevi solo divertirti un po'. Te l'ho detto un sacco di volte, cerca di essere un uomo e non dipende dagli altri. Ecco, adesso che ricomincia, basta, non ne posso più, ora smatta. Perché sei così aggressiva? Perché non sei neanche capace di renderti conto che è tutta colpa tua. E anche adesso che Kentin ha aperto gli occhi, tu continui a dargli un cattivo esempio, anche se hai detto di voler cambiare per i tuoi fratelli. Posso sapere qual è il problema? Di che cosa mi state accusando esattamente? Evan, mi sono comportata come ho fatto semplicemente per impressionarti, per essere Kentin che sono diventato grazie a te. Forse non volevi fare niente di male, ma alla fine hai influenzato negativamente Kentin. Ed è quello che sta cercando di spiegarti, ammettendo i suoi torti. Senza contare che siamo stati coinvolti anche noi, solo per la voglia di fare i gradassi. Ma alla fine eri l'unico a divertirti. Non è assolutamente quello che volevo. Ed è un vero peccato. Sì, davvero un peccato. Mi rendo conto che quello che rinfacciano Evan è del tutto vero. Mi dispiace davvero aver causato così tanti problemi. Io che pensavo fosse arrabbiati perché sono finito in ospedale. Avrei dovuto capirlo. Che cosa vuol dire adesso? Quando i nostri genitori sono morti ero troppo piccolo per occuparmi di voi. È troppo piccolo per entrare nell'esercito. Ecco perché ho assunto un comportamento davvero particolare. Puoi dirlo forte.
Lo so, sono un attaccabrighe, ma non sono cresciuto in questo modo. Per tanto tempo ho messo tutto dentro, allora a un certo punto questa rabbia ha avuto bisogno di esplodere. Un giorno vi parlerò di tutto questo, di tutto quello che ho vissuto, e spero tanto che anche voi mi racconterete qualcosa in più su di voi. E poi il suo sguardo si è posato su Kenty. Mi dispiace, Kenty, per averti coinvolto in tutto questo. Forse avevi bisogno di me quando eravamo alla scuola militare, ma qui non sei solo. Sei ragazzo in gamba, non dovresti permettere a nessuno di influenzarti. Cercherò di essere un fratello, amico, esempio migliore in futuro. Dai, poverino. Ma per farlo bisogna di prendere le distanze per riflettere su chi voglio essere. Vuoi dire che? Sì, parto per almeno un po' di tempo. L'Accademia Militare mi ha contattato e mi è stata proposta una promozione per diventare istruttore. Figata. Grazie. Se posso impedire a questi ragazzi di fare i miei stessi errori, allora forse non sarà stato tutto inutile. Devo fare del mio meglio e non deludervi ancora. Quando tornerai, saremo qui ad aspettarti. Evanno guarda intensamente i suoi fratelli, soprattutto Armin. Kenty mi sembra completamente confuso, invece. Ma quindi non sai ancora quando tornerai? No. Kenty, se vuoi puoi venire con me. C'è sempre un posto per te all'Accademia. E poi stai per finire il liceo, potrebbe essere un'opzione da considerare per il tuo futuro. Lo so. La scuola militare è stata importante per me, è vero, mi ha fatto crescere. Ma credo che non ho più bisogno di questo nella vita che ho adesso. Sono circondata da persone che tengono molto a me e non credo di avere altro da provare a me stesso. Che bello, sembra che tutto sia tornato alla normalità. Yay! Anche se il fatto che Evan abbia deciso di partire non deve essere facile da accettare. Alex si sembra sconvolto. Evan ha proposto di prendere un po' le distanze. Bellene. E nonostante tutto abbiamo ricominciato a scherzare. Forse è la prima volta che i gemelli possono parlare in tutta sincerità con il fratello. Armin ha persino proposto a Evan di se volesse provare il suo nuovo gioco alla console. Non è possibile, non faccio altro che morire. Una cretinata a questo gioco. No, Evan, sei tu che sei una schiappa. Evan, persino io so giocare a questo gioco, allora sei davvero un caso disperato. Mi fa piacere vederli insieme. Sì, sono molto fortunati di essersi ritrovati. Quest'anno scolastico è davvero ricco di emozioni. È stato. Credo che mi ci voglia un po' di riposo. Ho voglia di uscire con i miei amici e passare del tempo con Lisandro. Ascoltarlo mentre legge quello che ha scritto sul suo quaderno, i nostri occhi visti l'uno sull'altro. Voglio davvero vivermi in seconda le mie ultime settimane qui al liceo. Fine? Fine? Fine! Finalmente! Allora, ora rigioco la prima parte per fare l'illustrazione, così cambio, inserisco direttamente la parte con l'illustrazione giusta. E niente, ho finito. Madò, ho finito con 800 PA! Madò, quanti l'ho sprecati! Sono povera! E niente, quindi al prossimo video e buone feste!